ha abbandonato dopo una vita interna, che è stato tra una parte, una parte della società e un spogliatoio, dopo l'incontro frontale con il capitano Malannino, che è il presidente a lasciare. Il fatto appunto non è più il presidente del Manduria, la settimana, nella prossima settimana, sono prese notizie per appunto confermare tutto il futuro della società per sistemare la situazione economica e anche del budget futuro per la nuova cucina a dicembre. Manduria dunque è il numero uno, questo appunto il suo presidente. Abbiamo praticamente le formazioni, torniamo appunto finalmente sul campo. Il Galatina, che abbiamo giocato la squadra con Cavalera in porta, Micocci, Carati, Verazza, Pugliese, Verdetta, Emilio, Cagliocca, Vallè, Perfetti e Patruno. Risponde il Emilio Cascio con la ghetta tra i pali, il padrone dei pali, a noi si ripete dire di voi, probabilmente sono 5 giornate, e pure quelle super stagia di ghetta. Andiamo a posizionare come Mafin, Boccioli, Lotito, Nero, De Giorgi, Volea, Boccolo, Carcilla, Malanino e Bursonde. A disposizione per i patroni di casa, dunque per il Galatina, De Iaco, Pasca, Malerba, Geronzi, Della Tommasa, Verdi e Fiumetto, allenatore Levante. A disposizione per i Manduria, Pastorelli, Zaccaria, Febraro, Caravaglio, Assalto, Pastorelli e Maiorino, allenatore Antonio Giunta. Il Manduria schiera sostanzialmente gli stessi under dell'ultima partita: Macrini, classe 95, Lotito 94, Nero 94. Dirigerà il match il direttore di gara Andreano della sezione di Foggia, sarà coadiuvato dal primo assistente Panarese e dal secondo Nacchiero, sempre dalla sezione di Foggia. Dicevamo, è stata una settimana abbastanza complessa per i vertici proprietari del Manduria. In settimana ci sarà una riunione per cercare di capire se ci saranno nuovi soci per investire e aumentare il budget del Manduria, perché Manduria è una vettura bancaria, sostanzialmente quella che è la quota più grossa per il Manduria, il presidente Giuventino. E quindi ci sono aggiustare o ridimensionare dentro di tempo, oppure favorire l'entrata di nuovi soci. Ovviamente tutti si augurano che ci siano nuovi soci per poter inserire nuova linfa all'interno dell'organigramma societario del Manduria Calcio. Per le piscine di Lampedusa. Il minuto di raccoglimento era il padre di posizione, in Andrea quella alla cantina passa bianco verde con calzettoni verdi, il Galatina si schiera con la maglia bianco nera con i canonici che gioca in avanti con Francesco Scarcini, al supporto ci sarà appunto il numero 10, non c'è il capitano Giovanni Malanino e Boenea, che presuppone sostanzialmente un schieramento meno offensivo rispetto a quello l'ultima partita, con l'estero d'attacco leggermente arretrati rispetto alla cronica posizione che si erano in campo. Siamo pronti al calcio inizio, partiti proprio adesso, basta il calcio inizio proprio il Galatina nel numero 8, perde sull'auto di destra ancora il numero 8 appunto del Galatina.
ancora in Latina che gestisce palla sulla linea difensiva, perde il verdetto, il numero 6, lancia lungo, interviene De Giorgi prontamente, poi Burton che va per i batteri, mette il grado per il Garatina sull'alto di sinistra, andrà a bassa, senza questa rimessa, torna il numero 3, Carati, che segue proprio il numero 9, ancora sopra quattro difensiva. Alla che arriva dalla Gessen, finisce via lunga, Bunzong prova a passare questa, alto di produzione per il portiere di casa sulla tre quarti offensiva, il Manduria faccia direzione per l'Italatina, andrà a battere il numero 11, Patruno, si occuperà lui, proprio lui sulla palla, andrà con il destro, salgono appunto difensori dell'Italatina. Primo calcio di punizione dopo neanche 50 secondi dall'inizio del match. Assistente, anche l'arbitro controlla non che sia tutto a posto, anche la barriera, si trova giusta distanza, la Ghetta prepara la barriera, parte il giocatore del Gatina, tocco corto, serve Aliotta, sulla fascia mancina, poi ancora, tocco in mezzo nel mucchio, ancora batte di batte nel rigore manduriano, poi McRae, lancia sulla coppia laterale, attenzione ancora, lancia in mezzo del giocatore del Gatina, fuori gioco, ripartirà con un calcio di punizione per il Manduria, sulla palla da De Giorgi. De Giorgi perde il numero di McRae, porta palla ancora l'under manduriano, perde ancora De Giorgi, lo anche in direzione di Anegana, Bunzong, batte ribatti, va di testa ancora Bunzong, intercettato la direzione di Galatina, poi ancora Bunzong, oltre a figlio, sconta per Bunzong, per apri di due, perde Palanino, altro passaggio, rotto salato, intercetta con il numero 11 Patruno, prova a fare la situazione, e si appoggia sul centrale difensivo, appunto De Rasca, perde quei Carati, ancora De Rasca, il Gratina prova a farci fare la palla sulla linea offensiva, ancora il passaggio verso il difensore centrale De Rasca, larga sull'auto dietro per Peridello, ancora De Rasca, cambio corto dei giocatori del Gratina che fanno circolare la palla sulla linea offensiva, poi arriva il numero 3 Carati, sarà rimessa laterale per il Manduria, ottimo il pressing di Giovanni Malagnino che va a recuperare la palla, ma qui serve sulla linea mediana De Giorgi, De Giorgi, un'occhiata in mezzo, ancora De Giorgi, sale palla a piede, poi perde Malagnino che è in incontro, poi Caravaglio apre un'apertura panoramica di Caravaglio sull'auto sinistro per Goenea, domestica la palla di testo, Goenea si inserisce Coccioli che se ne va sulla corsia tra le mancina, Coccioli prova il sinistro dentro, Malagnino troppo lunga, però recupera ancora palla di Manduria che è ancora Giovanni Malagnino, tra calcio d'angolo per il Manduria che prova ad attaccare, allora va Malagnino. Andrà a produrre la bandierina, aspetta che salgano i difensori centrali, tra cui Nero, Nero prova a recuperare palla, poi andrà alla battuta, si avvicina, soltanto Cina, lo stesso De Giorgi, vediamo se lo servirà, anzi, Giovanni Magnino lascia la battuta a Nero Coccia, li porta la barra corta, certo la poggia corta per Malagnino, Malagnino a limite dell'aria viene chiuso dal difensore, prontamente dal difensore del Galatina, con fase di ripiegamento il numero 10 appunto Giorgetti, Giorgetti lancia con la linea mediana, recupera palla però non c'è più niente, controlla palla Nero ancora lancia in verticale per Nino Coccioli che è in attesa ancora di recuperare la posizione della fascia mancina, Coccioli apre ancora con la fascia mancina e poi l'intervento del numero 2 del Galatina non c'è appunto Nino Coccioli. Recupera palla ancora il Galatina, ha ancora la gestione di palla dalla linea difensiva, due centrali, perde il numero 5 Previderi, Previderi per De Rasca, e poi il numero ancora il Galatina, prova il lancio lungo, il centrale difensivo, perfetto di Giorgi nella chiusura, recupera palla Coccioli, apre sulla costa mancina per Nino Coccioli, Coccioli. Va a vuoto qui di Giorgi, ancora Matri, lancia lungo, un po' di confusione con Comincia, attenzione Guanea, Guanea che c'è, 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 Guanea ha sbagliato un gol assurdo, ha passato praticamente il portiere Cavallera, è attivato in velocità, è passato a Canati De Rasca e poi ha sbagliato un gol assurdo, ha passato in velocità il portiere Cavallera e ha tirato praticamente sul fondo, prima azione importante per il Manduria calcio. Si riprende con una rimessa al fondo, poi Simone Nero, va il difensore manduriano, e Giorgi si appoggia ancora una volta sulla corrente da qui, troppo lunga palla che impegna sulla rimessa laterale, rimessa laterale ancora per il Bratina, va a andare a battere Carati con il numero 3,
Carati serve un sacco, un altro giocatore della Roma, poi anticipa nuovamente De Giorgi, perfetto, ma la linea pressing, altro lancio, Nero la spicca, arriva subito Antonio, la Ghezza a neutralizzare il pallone, la Ghezza invita appunto i suoi a salire, la Ghezza al rilancio con i piedi e con la Ghezza che rilancia via lungo, a cercare la sfonda di Zinea. Palla che si segna sulla linea centrale, anzi no, recupera palla il numero 7 del Galatina, che punta come lo salta, ha saltato anche Coccio, la palla sulla altra diretta, la recupera benissimo, però Macri si ripiega sulla corsia della Ciglia, può far salire la squadra, non è la Ciglia, si punta il numero 10, che poggia poi su Bonsong, Daniel Ma Bonsong, per lui un passato nell'Inter, il Treviso, Spezia, la parabola discendente del Camerunese, gioca a Manduria ora. La tira ancora per Bonea, che domestica la palla male di riesco, palla di rete, non si vedrà. E vista che sarà partito dal numero Tocci, che serve il centrale difensivo, verrà spalcato, poi palla per l'estremo difensore, in appoggio sulla linea mediana, ancora il Galatina, che poi ha finito la palla con Fanny Lille. Gestisce palla, serve nell'incontro l'attaccante, si usa ancora una volta da Bonsong, che serve a scarcire, vuole 1-2, Bonsong arriva in ritardo, arriva, si scontrano, praticamente si scontrano di palla. Allora Bonsong va sulla questione di destra, prova a mettere palla dentro, Bonsong dentro per Bonea, addomestica Bonea, se la allunga poi, rientra il giocatore della Galatina, Bonea aspetta l'intervento di Lino Coccioli, Bonea perde palla e allora prova a ripartire il Galatina, il numero 11, Bruno, ha fatto l'uno, salta un altro uomo, Giorgetti, se c'è per dire Malagnino palla ancora perde Giorgi, perde l'attimo, arriva bene fortunatamente la linea difensiva del Manduria, De Giorgi ha fatto l'ultimo passo probabilmente per far alzare la linea difensiva e così è scattato il fuorigioco, andrà la Ghezza alla battuta, la Ghezza fa salire i suoi e andrà al rilancio, va Antonio la Ghezza, l'estremo difensore di Campoverde, a cercare la spizzata di Francesco Scarciglia, c'è Scarciglia però, ancora una volta anticipa il giocatore, il difensore di Galatina, e è ancora una volta Giorgetti, prova a rilassarsi davanti ancora il Galatina, Giorgetti fa primo, giocano molto bene, ancora Giorgetti, punta Madrid, lo salta, poi ritorna, ancora una volta Madrid, ecco, giocatore di Madrid, di destra, Malagnino, si appoggia ancora una volta su Scarciglia, però prontamente anticipato dal numero 5 Trevidelli, palla da Daniel Mambunzon, dato sull'altro di sinistra per Mina Cossi, 3-4 difensiva, serve Boinea, prova il Manduria a trasformare l'azione della difensiva in offensiva, e poi ancora con Mina Cossi, circolazione di palla dei biancoverdi, Coccioli per Scarciglia, ottimo l'appoggio, serve ancora Boinea con l'altro mancino, Boinea prova a puntare il numero 2 Micucci, ancora Boinea, Boinea lo salta, area di rigore, Boinea dentro, calcio d'angolo per il Manduria che sulle fasce laterali finge molto bene, vanno in difficoltà i difensori appunto della Galatina, bene così per ora il Manduria, ha avuto un'occasione nitida, ricordiamo proprio ai primi minuti, al quarto minuto, questa occasione nitidissima, il giocatore rumeno del Manduria, Boinea, che ha saltato prima un difensore e poi ha superato anche il portiere Cavallo, ma il tiro si è spento inesorabilmente sul fondo, con una porta praticamente spalancata, si vedrà con un calcio d'angolo al nono minuto in corso, andrà Malagnino alla battuta, per la porta, con Scarciglia, Scarciglia ancora l'appoggio per Malagnino, Malagnino ancora palla dentro, attenzione, smanaccia il portiere Cavallera, ottimo potente ancora per il Manduria, allora Daniel Mabunzong, perde nella linea mediana per Cocciolo che si inserisce, palla che si segna sul fondo, ottimo tentativo di Cocciolo al decimo minuto, Cocciolo che ha trovato il tiro praticamente dalla lunetta dell'area di rigore, e palla che diventa spaldilà nella traversa, un buon Manduria in questi primi 10 minuti, un'occasione nitidissima, praticamente sbagliata dall'esterno d'attacco, poi andrà alla battuta adesso Cavallera. Cavallera attende che la squadra salga, ma anticelli proprio con le mani in Cavallera, andrà successivamente alla battuta proprio lui.
Valera prende la risposta e rilancia nella linea mediana del campo, arriva Scarciglia che intercetta, è la stessa cosa per Bunsong. Bunsong ancora batte ribatti con il numero 8 alle 8, poi spazza via il giocatore di Vincenzo Centrale, non vediamo. Apertura sulla fascia vicina del Gelatina, se ne va a Caracco, va a puntare l'uomo, si appoggia ancora sul mediano, ma non è alla posizione però nella nostra generale, allora andrà ancora una volta la battuta Mino Coccioli dall'out mancino, rientra l'area di Bianconardi, Mino Coccioli mette in mezzo, Scarciglia, ottima la sponda per Gonea che va via, prende la gita con la Gonea, Gonea, salto l'uomo, ancora Gonea, il rigore, Gonea, un sacco nel centrale di Gelatina, ancora Gonea dentro per Malagnino, dove si va la palla, Malagnino si depila troppo, poi va al cross, calcio d'angolo per Manduia, che dall'out mancino sta facendo male al Gelatina, bravissimo appunto Gonea nelle sue incursioni rapide, riesce quasi sempre a salvare l'avversario alla sua fascia, e quindi la partita per ora Gonea calcio d'angolo per il Manduia, adesso i giocatori del Gelatina protestano contro l'arbitro, vediamo che succede. Attenzione perché con la rischia generale è stato segnato un calcio di rigore al Manduria, perché sul tiro di Giovanni Maranino quella è stata una deviazione di mano del difensore centrale del Gelatina, pertanto il Manduria usufruirà di un tiro dagli 11 metri e se ne incarica Antonio Cocciolo, andava agli 11 metri Antonio Cocciolo, nella confusione generale non si era riuscito a capire, andrà Cocciolo dal dischetto dagli 11 metri, Cocciolo contro Cavalera in attesa del fischio dell'arbitro, Antonio Cocciolo dal penalty, batte il fischio, Cocciolo contro Cavalera, va Cocciolo, rete, Manduria in vantaggio a Gelatina, ha segnato Antonio Cocciolo dal dischetto, un'azione abbastanza convulsa, il sostanza Giovanni Malagnino che era allungato il pallone, ha cercato di mettere il pallone in mezzo, la palla si è spenta sul fondo, ma c'è stata una deviazione del centrale del Gelatina, probabilmente proprio di Verazza, è stata poi segnalata dal guardalinee che l'ha comunicato il direttore di gara, dopodiché calcio di rigore, penalty per Manduria, ha realizzato Antonio Caccia alla Gelatina al 12esimo minuto esorto, quasi 13esimo minuto, Manduria in vantaggio, Antonio Cocciolo. Parte il Gelatina dalla linea mediana del campo, ancora Verazza per Bunsong che recupera ancora un'ottima palla, poi si fa, poi Mino Cocciolo ancora per lungo a cercare la spizzare di Scarciglia, però anticipato il numero 4 Verazza si appoggia sull'altro centrale del Gelatina, poi ottima messa la manovra dei padroni di casa, il numero 10 Giorgetti apre ancora molto la propria, poi bravissimo ancora Daniel Bunsong, serve Cocciolo sulla linea mediana, apre sulla sinistra per Mino Cocciolo, Cocciolo ancora sulla linea mediana per Cocciolo, Cocciolo per Bunsong però nettamente anticipato da Panellino, apre sull'autodietta, Cocciolo bravissimo d'anticipo, ancora Manduria con Scarciglia, Scarciglia bravissimo a giocare in sponda, palla lunga ancora per Gonea, poi velocissimo Gonea, questa volta però commette fallo su Nicocci, c'è stata una spinta di troppo da parte del giocatore rumeno, una spinta di troppo su Nicocci, commette fallo, riparte allora il Gelatina con il terzino sinistro che lancia via lungo in direzione del numero 10 Giorgetti, però si spegne la palla, arriva nelle mani del portiere, lo stiamo difensore Antonio Laghetta. Laghetta invita i suoi a salire, lancia il lungo di Laghetta in direzione di Scarciglia, Scarciglia la palla non arriva lui, poi Gonea ha anticipato ancora una volta la centrale del alla sua linea mediana, apertura panoramica del numero 6 Verdesca che serve benissimo Giorgetti, la palla Giorgetti. Malagnino perde palla e allora ancora il numero 8 della Gelatina, prova adesso Gelatina con la 3-4 senza la Manduria di impostare la manovra, palla per il numero 11 Patruno sulla linea mediana per Panellino, Panellino ancora per Verdesca, Verdesca serve a Lotta, Lotta sbaglia tutto, allora Malagnino può fare partire sotto sommare l'azione di difensiva e offensiva, Malagnino si appoggia sul segno Cocciolo, Cocciolo apre sulla porta mancina per Gonea, ma Micocci questa volta anticipa benissimo, recupera palla in Gelatina che prova di impostare, un'ora molto lenta e finita, i giocatori di Acquardi riescono quasi sempre a neutralizzare le trovate offensive del Gelatina, Manduria che già ha avuto due occasioni nitide, da cui
azione di Guinea, che non abbiamo ancora toccato. Guinea punta la rigore, ancora Guinea, salta con il piede, non fa rimanere la boccia, quando si spegne sul fondo, ancora Guinea rientra e libera il dietro, palla ad incrociare che va sopra la traversa. Però un gol a Manduglia che ha trovato il gol al 13° con Antonio Cocciolo sul calcio di rigore, e conduce Maranino che ha puntato l'uomo, l'ha saltato nel momento in cui ha trovato il traversone, la palla è stata deviata da un leggero tocco di mano, l'arbitro ha visto e pertanto è stato decretato il calcio di rigore, è realizzato poi dallo stesso Cocciolo al 13° minuto. Questo è un gol a Manduglia, ritmi bassi, quelli degli uomini, degli uomini di Levanzo, qui c'è la bravissima qui Simone Nero, intanto recuperata la palla da parte del piano di Galatina, la fa girare agli occhi per Cimogliuro, poi ancora Carati lancia in direzione dell'attaccante della Galatina, calcio di punizione, calcio di punizione a favore del Galatina, è stato l'epico. Andrea del 94, autore di un grandissimo gol contro il Viesca, direttamente da calcio di punizione. Una presa in giro praticamente senza l'impresa di palle, realizzando un grandissimo gol. Torniamo sul campo, alla per il numero 6 del Galatina che prova a lanciare lungo, c'è ancora una volta al limite dell'area di rigore che staziona in maniera perfetta. La Viesca adesso prende tempo e fa salire i suoi. Andrà ancora una volta al rilancio lungo Antonio Laghetti, quando siamo al 17° in corso, lungo ancora per Scarciglia, non riesce a fissare la difesa, poi parla per Cavallera, riparte, prova a ripartire in Galatina dalla difesa, imposta Carati, poi Verazza, apre ancora sulla destra, sul terzino destro Micocci, Micocci in linea, colpo di tacco anticipato però da Micocci. Prova l'apertura panoramica per Fatruno, allora Macrini prende benissimo la palla che arriva sull'altezza, all'altezza della bandierina della tre quarti difensiva del Manduglia, Macrini andrà ad effettuare la rimessa lunga per il presidente, no, serve De Giorgia, rimessa la palla di petto, va via lungo, serve Daniel Mabuzzo nella mediana, Bertone che appoggia ancora per la corrente Lotito, Lotito apre dall'altra parte, apertura panoramica di Lotito per Guinea che si abbassa tanto, allora Coccioli, ancora Coccioli per Coccioli, Cocciolo per Coccioli, palla troppo lunga, riesce a dimestigare la palla a Coccioli, rimessa laterale dalla corsia laterale destra per il Galatina. Allora la palla per il numero 9 del Galatina, attenzione, il out di destra, ottima l'iniziativa del giocatore del Galatina, viene segnato un calcio di punizione a favore del Manduglia da parte del Guardalini, del collaboratore dell'arbitro, ricordiamo direttore di gara, gli assistenti sono della sezione di corsa. Andrà Antonio Laghetta a battere questo calcio di punizione, si trova praticamente nei pressi della bandierina dell'out mancino, secondo la corsa andrà lui e fa dire in questo modo la squadra, intanto comincia a muovere allo stadio di Galatina, una giornata sostanzialmente giota e cominciano anche a piovere, quindi adesso vediamo ancora una volta, batte i batti mentre il campo, Malagnino prova ad arrivare sul pallone, viene anticipato da Giorgetti, sull'auto mancino, Giorgetti riparte da dietro, manovra abbastanza climatica quella di Galatina, che serve Verazza con il numero 4, poi sull'auto destro Micocci, ottimo dribbling di Micocci, riparte ancora dietro di Verazza, Verazza poi serve Carati, prova rapida sull'out mancino, anzino va al lancio lungo, ma è ottima l'interpretazione della linea difensiva bianco-verde che salgono in blocco, non permettendo così ai giocatori della Galatina di guadagnare metri. Si riparte dalla linea mediana del Manduglia, poi dietro per Nero, apre a sinistra per Mino Coccioli, ancora Coccioli prova a girare ancora per Nero, Nero serve Cocciolo però è impreciso, recupera la palla a Macri, Macri si appoggia ancora una volta sul centrale difensivo, però recupera la palla in Galatina e ancora una volta Nero però recupera e la riperde, qui di posizione adesso per il Galatina. Fatruno è riuscito a saltare Macri, poi il giocatore bianco-verde lo ha messo a terra in maniera regolare, si farà un calcio di punizione dai 25 metri, andrà con il numero 11 Fatruno, Rabola presumibilmente a rientrare, andrà con il destro, poi sono anche i difensori centrali del Galatina, qui sarà tutto così, intanto l'arbitro fa spostare i giocatori bianco-verdi per la barriera, ottenuta la metri regolamentari, andrà con il numero 11 Fatruno, sarebbe da rientrare, sono 5 uomini in area di rigore, 5 uomini del Galatina, Fatruno, 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 Fatruno,
la Ghezza al 20° minuto, ancora una volta parabola centrale, ma si stava ammazzando e quindi la Ghezza è riuscita ancora una volta ad alzare con la manona mancina, ad alzare la palla sopra la traversa al 20°, pericolosissimo Patrun, sarà calcio d'angolo per il Gelatina, andrà la battuta il numero 10 Giorgetti, invita i suoi ad entrare da proprio Giorgetti col destro, questa volta parabola ad uscire, si crea nel blocco in area di rigore, blocco di titolare del Manduria, calcio di punizione, attenzione con palla che esce, si segna inesorabilmente sul fondo, un tiro dalla distanza da parte del mediano del Galatina, c'è stato il calcio d'angolo, palla ribattuta dal Gamero, dal centrale difensivo, e poi è rimasta la palla sulla tre quarti difensiva del Manduria, e così è andato alla conclusione con il Lino, ma una confusione assolutamente innocua per l'estremo difensore di Apollo, calcio di punizione che è stato il Manduria, praticamente la stessa della linea mediana, sul cerchio di centrocampo, tra la battuta Antonio Cocciolo, l'autore del gol, Cocciolo dà intanto indicazioni, apertura panoramica di Cocciolo per Giovanni Lamanino, che ha domesticato la palla di Pete Falco all'uomo, sarà Lamanino, tutta la rigore, entra la rigore Lino, viene chiuso proprio dal numero 10, Giorgetti, Galatina, tra calcio e Lamanino, molto buona la partita, sarà un'altra opportunità per la Ballina, che è vicino a Lino Cocciolo, che abbandona l'auto di sinistra per andare a battere questo calcio l'anno, quindi probabilmente ci sarà una parabola a rientrare il del portino bianco-verde, si crea il blocco nel ritorno della palla, Cocciolo la prende con comodo, fischia l'arbitro, pensa che Cocciolo basta, vedo la rinforzata di Lino Cocciolo, blocco nel rigore, la Cocciolo parabola bassa, il vero che gioca la Mandriana viene intercettato, però ancora la manina ritorna, un po' di farlo, che serve con il mancino ancora De Giorgi, che è rimasto in modo di rigore, apertura per Lino Cocciolo, prova a metterla col mancino, Cocciolo, apertura troppo larga, poi spazio via il numero 11 Patruno, un po' la cieca Simone Nero, che ancora però serve fortunatamente Manannino, Manannino salta in giro con i due uomini, bravissimo Manannino, apre sull'altra destra per Daniel, ma Bunzong, ancora il cameramento, domestica di petto, prova ad appoggiarsi, no, lancia a lungo, a servire ancora Boenea, ottimo passaggio per Boenea, no, Boenea, posizione regolare, ancora Boenea, si gira, mette per dentro, troppo bassa, ora lancia di lungo Micocci, attenzione, c'è stato un po' di controllo di Gardina, presentato però regolarmente da parte del direttore di gara, attenzione ancora il numero 10, punta Giorgetti, va via, falta Matì, però arriva ancora una volta De Giorgi, un aiuto, Manannino poi subisce una botta sullo spinto destro e rimane a terra Giovanni Manannino, l'altro 10 per tutto regolare, allora 10 Giorgetti, numero 10 Gardina, punta la rigore, salta Matì che ritorna nuovamente e appoggia la palla lungo la linea laterale. Bravo, sì, Macri si è fatto fino a saltare e poi è ritornato in velocità e ha recuperato sostanzialmente la posizione. Intanto per Manduria ci siamo messi in panchina. Andrà a battere questa rimessa laterale il numero 8 Agliotta. Agliotta serve il suo ruolo legatino, viene anticipato ancora una volta dal ottimo fino ad ora De Giorgi. E Giorgi questa volta però buca l'intervento e poi ancora entra nella rigore Galatina! Incredibile calcio di punizione a favore del Manduria, qui il numero 11 Patruno ha saltato De Giorgi che ha bucato l'intervento d'anticipo, ha messo la palla dentro, porta che era praticamente sguarnita, ma è stato ravvisato un calcio di punizione a favore del Manduria, respira Antonio Laghetta, invita i suoi a salire, andrà ancora una volta con Ernesto Linga, siamo praticamente al 24° minuto in corso. Va Antonio Laghetta lungo, proverà a spiegarsi ancora una volta su Arciglia che protegge bene palla, poi Bunzong, recupera la palla alla retroguardia del Galatina, si appoggia sulla linea mediana, lancia via a lungo ancora, in a seguire Giorgetti, ma adesso manovra molto convinta con il Galatina, cercano di lanciare via a lungo, però Cocciali anticipa, calcio di posizione per il Manduria, Cocciali contrasta benissimo Agliotta e guadagna un importante calcio di punizione vicino al cerchio di centrocampo, andrà con il numero 4 per il Manduria, andrà a battere proprio il Lotito, dicevamo una settimana fa, un gol pazzesco di 25 metri, parola che è sotto l'incrocio, grandissimo gol, attenzione qui,
calcio che cominciava l'indico per l'Anguria, sul rilancio sostanzialmente del difensore del terzino Calabria, il difensore centrale di Arassi ha allargato un po' il braccio, colpendo la sfera. L'arbitro decreta calcio di punizione, siamo praticamente vicini, meno di 20 metri. Vedremo, c'è il Muccio adesso vicino il pallone, probabilmente Cocciolo, vediamo se è vicino proprio lui. È vicino alla corsa dell'arbitro, tanto fa la barriera, cerca di farlo rispettare i metri, c'è un po' di proteste ancora per le giocatori di Calatina contro il direttore di gara. Vediamo adesso poi i giocatori vicino al pallone, abbiamo una Cocciolo che avvicina anche Maragnino, vedremo chi andrà alla battuta ora, anche Boemea, sono quattro giocatori, tanto il potere prova a fare la barriera, l'arbitro intenta farla rispettare. Siamo al 26esimo minuto in corso, calcio di punizione piuttosto invitante per il Manduria, meno di 20 metri, siamo 17-18 metri, sono due sul pallone, adesso rimane solamente Lotito, va Lotito, andrà sul destro, Marco Lotito, palla che si stende sul fondo, ci ha provato ancora una volta Lotito a bizzare nuovamente dopo il gol di domenica contro la Tito Rodese, esplode il 1 di Vitri alla posizione pazzesca di Lotito, riparte allora il Galatino, Nero anticipa nuovamente, vediamo se arriva Cocciolo, ancora una volta, batte di parte in attacco, fuori gioco, fuori della Manduria, ottima l'esplosione della linea difensiva dei biancoverdi che riescono a seguire con perfetto tempismo, andrà ancora una volta Ancione la testa, la battuta di invita ancora e poi a salire non dura che guadagna metri con questo calcio di punizione, va all'estremo difensore Antonio Laghetta, parte Laghetta ancora una volta per cercare la pistola di Giovanni Malagnino, la palla resta ancora lì, è ancora il contrasto con il giocatore del Galatina per la precisione appunto con lo strategia che sarà la finestra laterale e appunto per i padroni di casa, andrà appunto con le mani ancora il terzino Mancino. Poi Macri, bravissimo, però lancia via lungo un po' la cieca. Allora si mette a lavorare, ancora una volta per il Galatina, andrà Carati con le mani, praticamente all'altezza del cerchio di centrocampo. Carati addomestica la palla a Giorgetti. Perché... Allora, se qui si è venuto il corpo Macri, ha ammonito. Ha colpito da dietro. Il 2011-4-1, esattamente, l'arbitro ha dichiarato calcio di punizione per uno giorno, quindi finisce su qualcuno dei cattivi, l'under di Alcoverde, che è 95, ma qui ci darà da tre quarti campo una battuta, quello adesso, parabola a rinforzare da parte del 2011-4-1, mette nel mezzo Patruno, il palo del Galatina, il Manduria che si salva, grazie al palo, ma la palla ancora arriva, attenzione, vado un altro di destra ancora per giusta, anzi palo in muro, il messo la palla per Manduria, calcio di punizione di Patruno, poi per la corrente, passa di testa, la palla impatta, forse lo tenete con il palo, Manduria poi si salva, quindi Galatina vicinissimo al palo, si riprenderà però con una corsa laterale dalla corsia a destra, il corsino del Galatina a basso che foggia su Patruno, la rimessa laterale tra dietro al fondo, scusate per il Manduria perché Patruno avvestica male il pallone e la palla che scivola sulle fondo andrà a battere appunto Antonio Laghetta, si riprenderà ancora una volta, sostanzialmente una partita, la classifica parla di una partita molto equilibrata, il Manduria ricordiamo in seconda classifica a quota 8 ha pagliato con altre 7 squadre nel traffico, il Galatina è staccato di una cosa indietro con 7 punti, è punto terzo in classifica, ricordiamo sul campo di gioco, ieri a Mediana, nella linea, serve ancora una volta a Farcile, che gioca benissimo di sfondo, con un po' rotto lungo il passaggio per Macri, recupera la palla ancora una volta la corrente, Mancina, della Galatina, ovvero appunto Carati, serve poi ancora una volta Liotta ancora per Carati scende sull'altro mancino, l'apertura del giocatore del Galatina, anzi una finta di corpo, vediamo De Giorgi, e poi bravissimo, ancora una volta Letito a ripiegare e a lanciare, via lungo, un po' alla cieca, però bravo ad interrompere la trama offensiva degli uomini di Levante. La prima che riparte ancora da dirlo, con la solita manovra piuttosto lenta, si gioca a ritmi non altissimi.
Allora Nikocic si appoggia sull'esterno d'attacco del giocatore dei padroni di casa che aggira benissimo Nikocic, poi ancora una volta Rocco lungo padrino. Il pubblico tutto di casa si lamenta proprio contro il Genovese, è stato troppo lungo. Magari si spiega che poi ripartirà il Madrid ancora da Antonio Laghetti. Dire che adesso sta provando ad abbassare i ritmi, anche perché sta facendo un messaggio con Antonio Coccioli. Con Antonio Coccioli ospitato al 13° minuto del primo tempo. Adesso siamo al 30° minuto. Madrid ha avuto anche un'altra occasionissima con il Boimea, ha saltato il difensore centrale della fine e poi ci va anche il portiere, ma la palla poi si spenta sul campo. La prima volta che si è fatto si avvicina l'arbitro per sincerarsi delle condizioni di Francesco Scarsia e Chiara, ingresso in campo il medico sociale di Gente Verde per controllare le condizioni fisiche di Scarsia. Intanto Marino si avvicina al mister Antonio Giunta per ottenere le indicazioni. Giunta che sta dialogando proprio con Marino, gioco fermo perché Scarsia è a terra in attesa. E la ripresa del gioco, ricordavamo, sulla carta rimane una partita molto equilibrata, perché il Manduria, come abbiamo già detto, rimane a quota stazione, a quota 8 nel traffico, perché ci sono altre squadre, il Gratina invece a quota 7. Per adesso abbiamo visto un buon Manduria, un'occasionissima con Bonea, proprio al 5 minuto, ha fallito davanti alla porta, superando l'esterno di Pincone, poi gol del Manduria prima con un Cocciolo, poi occasionissima per il Gratina. Con Patruno che al 20° ha messo la palla nel mucchio deviazione sotto misura del centrale di gestione del Calatina, che ha impattato con il palo fortunatamente per i biancoverdi. Si riprenderà con una rimessa dal gioco laterale per il Manduria, Malagnino che appoggia per Coccio e la restituisce la palla ai padroni di casa che avevano appoggiato la palla lungo la linea laterale per far entrare il soccorso a Scarsia. Riparte allora il Garatina con il numero 8 sulla linea mediana Aliocca ancora una volta per la Previdenza principale lunga, Malagnino previsto come anticipare, si appoggia sul Coccio, sponda per lo tipo che perde palla regolarmente, allora Patruno apre ancora sull'autodietro, ma bravissima la regolazione di Biancoverde, fino ad ora impeccabile, riesce a salire con meccanismi perfetti, con gran centismo. Così il Guadalino non può che alzare la bandierina. Allora sale il Manduria, dalla battuta Antonio Laghetti, siamo alle 33, anche con 20 minuti in corso la Laghetti, erge sulla linea laterale, lo tipo. Però aggancia ancora una volta il numero 9, Damblè, apre sulla portiera reale con Nicocci scende ancora per la posizione della bandiera, il rigore di Giorgi Fiume! Bravissima, questo è forse la situazione pericolosa del Galatina. Poi ne aggancia, prova a trasformare l'azione da 10 in offensiva, lo mette fuori del Coccio, lo Coccio dalla linea di centrocampo, serve Buntong, troppo corta però, di Coccio, ancora una volta, regala la palla però a Mino Coccioli. Mino Coccioli corta anche il suo passaggio, poi calcio di pressione per il Galatina, e allora calcio di pressione Daniel, ma Buntong, il numero 11, viene ammonito al 33° minuto, anche lui, Buntong. Il giocatore ex di Daniel Pinter, poi Spezia, poi Treviso, Spezia, ha fatto una parabola abbastanza discendente, è arrivato quest'anno a Manduria, vediamo, non è vecchio, anzi, classe 87, Daniel Magnusson, calcio di posizione per il Galatina, dalla linea di centro, perde il numero 5 Previdelio. Poi ancora palla lunga un po' alla cieca, c'è del forte il numero di Giorgetti, su questo fondo, altro punto di Giorgetti, punta l'uomo, palla del Municipio! Bravissimo, Miro Coccioli a deviare, una deviazione sotto misura da parte della corrente destra d'Amblè. Bravissimo Miro Coccioli che si è praticamente interposto tra Antonio Laghetta e la deviazione della corrente destra del Galatina e ha intercettato con la spalla il pallone. Che deviandola definitivamente in un calcio d'angolo. Andrà la battuta Giorgetti con il numero 10, parabola ad uscire, andrà col destro. Giorgetti va dentro, deviazione del giocatore del Galatina, ma c'è stato uno fallo in attacco, in quel calcio di punizione del Manduria, che può respirare. Ancora una volta la battuta Antonio Laghetta, intanto aumenta il riscaldamento dei giocatori di Biancoverdi. Vedremo chi
potrebbe uscire probabilmente per le condizioni fisiche, per precauzione il mister Antonio Blu, sta facendo riscaldare le giocatori di Atletico. Tanto colpo di testa nella mia linea di centrocampo, che mi viene fuori da bravissimo proprio a ripiegare, passa alla teca, ma la mia prova a perdere palla, Pozzolo serve di testa involontariamente i giocatori del Galatina. Linea mediana, poi ancora i giocatori del Galatina con Verratti, Carati, ancora una volta buona strategia nella fase difensiva, Carati lancia via lungo, palla troppo lunga, e qui Macri addomestica la palla di testa per Antonio Laghetta, che prende tempo e serve con le mani sul fascio mancino, lì Coccioli si avvicina allo Tito per ricevere, lo Tito lancia via lungo con l'esterno destro, scarciglia a sportellate con il difensore Carati, però calcio di punizione a favore del Canatina. Perde il 5 per Rivieri, ancora sulla prima linea per Agliotta sull'auto sinistro per Carati punta Maragnino, Carati dentro. Serve Dumblè ancora per Giorgetti, limite del rigore, grandissimo! E qui c'è un tocco tra Cuccioli e il numero 6 che fa in giro, protestano i padroni di casa, no? Dove c'è intanto l'azione è stata addirittura panoramica del rumeno Guenea all'altezza di Maladino, alla troppo corta, Cuccioli, bravissimo, recuperare palla, va lui a rinviare sulla fascia del cielo. Palla che va lungo le linee laterali, si ritroverà proprio in una linea laterale per il Galatina che rimette la palla dentro, Cuccioli, uno contro uno, fa l'esterno di Cuccioli, poi palla ancora una volta lungo l'out laterale, andrà Micocci alla battuta, Micocci serve Fanigliulo, provo ad aggiare ancora il mio calcio di Fanigliulo, lo mette dentro per Dumblè, ma bravissimo De Giorgi, che anticipa ancora una volta Dumblè. Ottimo il posizionamento del difensore di De Giorgi, per ora funziona a meraviglia, la linea di partita del progetto di Fanigliulo, salgono con i giusti tempi, hanno avuto un po' di tempo e con altre posizioni di testa. Si partirà con una rimessa laterale, ovviamente all'altezza dell'area di rigore bianco-verde, andrà a coccio della battuta, rimessa lunga, c'è fare Boinea, la sponda per Caccini, che viene anticipato, poi ancora Boinea, gestisce palla di sole della fine con il numero 8 e il 8, poi Malagnino, bravissimo della partita, trasforma di questo, l'azione di questo, ancora Malagnino, cicca il pallone, e finisce tra i piedi dei difensori della Latina. Lancia via lungo un po' la cieca il terzino Mancino Carati, qui c'è Antonio Laghetta che esce al limite dell'area di rigore e agguanta il pallone con le mani, dà indicazioni Laghetta, invita i suoi a salire, prende un po' di tempo e poi va al rilancio lungo Antonio Laghetta, lungo ancora all'altezza di Francesco Carcini che devia e serve Boinea, batti e ribatti al limite dell'area di rigore, recupera palla a Micocci che la gira sul lato di destra per Fanigliulo, Fanigliulo ha dimostrato palla, linea mediana per Iota, sbaglio per il passaggio, Bulpong, serve ancora Scarciglia, apre per Boinea, troppo lungo il pallone per lo stesso. Allora pronto di partire con una offensiva del Galatina con il numero 10 della fascia mancina Giorgetti, lancia in verticale buono per Dumblè, ora senza più lungo, Dumblè non tiene possesso di palla, arrivo per Giorgi in marcatura, Dumblè prova a lanciare Dumblè, c'è in appoggio il terzino Mancini, Carati che prende palla proprio lui, ancora Carati punta, De Giorgi bravissimo, uscito l'altra, De Giorgi, fino ad ora impeccabile, De Giorgi nero, la coppia centrale non ha sbagliato nulla. Andrà alla rimessa laterale Macri, tra l'altro anche che domenica la rimessa laterale, Macri, rimessa laterale all'altezza della linea del rigore del Mondura, Macri lunga, scarciglia la stessa lui, però la rimessa laterale non se ne può dire più, va a battere il numero 3, in questo caso appunto Carati per Agliotta apre ancora per il numero 10, Giorgetti, attenzione dai 20 metri, Giorgetti, vede l'area di rigore, Giorgetti, gran palla, Giorgetti, ma esce, protegge la palla, insegna sul fondo, Antonio Laghetta, un inizio assolutamente strepitoso, domenica un altro rigore tarato, proprio contro Rocco Augelli del giocatore del Vieste, grande rigore, lo aveva fatto anche con l'Andria e quindi sono due i rigori neutralizzati dall'estremo difensore bianco-verde al difensore bianco-verde all'inizio della stagione, bravissimo dunque il padrone dei pari, Antonio Laghetta, siamo al 39esimo minuto in corso, Manduria in vantaggio 1-0, Antonio Gocciolo sul calcio di rigore procurato da Giovanni Malagnino che sul lancio in area di rigore
ha trovato la direzione probabilmente di Nani da parte di un giocatore del Galatina, l'abbia declarato calcio di rigore, coach ha realizzato. Quarantesimo, quasi quarantesimo, ora Coccioli protegge palla sulla fascia mancina. Coccioli tiene palla, serve lo tipo perché passa sempre molto bene di ricevere palla, lancio via lungo verticale d'altezza di Scacciglia, tocca la palla di petto, la mette a terra ancora Scacciglia, appoggia per Malagnina, di prima Malagnina per l'altro Coccioli, Coccioli di lato per diretta per Matri, Matri ancora per Coccioli, Coccioli prova la pista, Coccioli la testa del cerchio di centrocampo era ottima, la nuova del Mondiale, questo è il Malagnino, Corcello e Metri, e il calcio di punizione andrà alla battuta De Giorgi, andrà con il palla lunga a cercare la spistola di Francesco Caciglia, allunga invece serve Boniato che viene anticipato dal difensore Nicocci del Galatina, palla che si spegne lungo la linea laterale, andrà a batterla Coccioli dalla fascia mancina e vicino a Daniel Bianconi, Coccioli però serve Antonio Cocciolo che ha domestica la palla, doppio palleggio di Coccioli però viene anticipato e toccato dal mediano della Galatina, un po' lancio lungo di Carati, poi un po' alla cieca, allora interviene ancora una volta Matri dalla destra, Matri serve ancora Scarcino però la palla non arriva all'attaccante biancoverde. Azione convulsa, si riparte da dietro con Terazza, capito il presidio. Ancora il Galatina, bravo Matri, lascia sfilare la palla che era destinata a Giorgetti, ma Matri opera una finta di corpo, palla che esce fuori. Tanto Melagnino dà delle indicazioni proprio a Matri, Coccio la perde, una brutta palla a centrocampo, riparte con il numero 6, Giorgetti. La palla è troppo lunga, tranquillità di Antonio Laghetti. Tanti segni alla squadra di salire e di prendere mezzi e adesso un buon Manduria, il risultato potrebbe essere anche diverso, anche un po' più rotondo, se Volnea non avesse fallito una occasione d'oro veramente, anche se voglio dire che dall'altra parte la fine ha tirato il pari con un direzione sotto misura, ottima il tempo del numero 3 curato dalla fascia mancina, poi Nero anticipa benissimo, Carciglia prova a proteggere la palla, il lato dice tutto regolare, Cocciolo ancora di destra, batte in mezzo al campo, il numero 11 di Patrino, una fase molto convinta, bravissimo voltando a rigore palla, intanto aspetta l'intervento di Cocciolo, arriva la corrente di un'altra sinistra, domina Cocciolo, serve Volnea in velocità, ancora Volnea, prova a puntare la rigore, Volnea, aspetta Volnea, sta punta di Cucci, Volnea dentro, deviazione. Altro si segna ancora una volta in piedi, ancora del palatino, che fa forma la forma di gestione offensiva, e passa di Giorgetti, che la faccia mancina, perché c'è di azione, ancora Giorgetti, serve D'Amblè, per il rigore, D'Amblè, è tutto di D'Amblè, cancellante D'Amblè! Ancora per il numero 7 del
dell'operativa, apertura e questa volta ottima per Coccioli. Coccioli si mette in uno contro uno, ancora Coccioli. Coccioli temporeggia, rientra intanto nella propria area, gran parte rientra in gran parte di ore, Coccioli tocca per Lotito. Lotito tre quarti, prova la botta di destra, Lotito! Sicurissimo per questo caso Cavalera, parabola centrale di Lotito. Ha il piede caldo, quindi giusto che ci provi. Alla però gli segni fa le braccia del primo difensore Cavalera, quindi nella più importante da segnalare. Anticipo ancora una volta De Giorgi, D'Androi, una ottima partita di Giorgi, peccato per il campionato statale, per dire, dobbiamo il risultato momentaneamente di un punto, che sia una buona, però quando il punto è ma la mia lancia è proponita per facile, ma sono anticipo, due centrali del Calatina, Carati e Berassa. Adesso però la segnalazione del recupero, 2 minuti in questo momento, siamo alla 45esima minuto in corso, 2 minuti di recupero, prima seconda per Giorgetti che ha dovuto trovare la palla, allora recupera ancora la palla una volta in Anduria, Bonina salta in, 2 no per la sua inserzione e poi la palla, si trasforma ripassato adesso nella linea mediana bianco-verde. Ancora adesso gli ottimi nella circolazione di palla, si parte da dietro, Carati perderà, pallone sbagliato, Francesco Scarcilia, buona la sponda per Malanino, apertura panoramica di Malanino per servire Bonea, però troppo corta, ci pensa Nicocchi, a mettere il nella testa, bravo Malanino, peccato, lancio tutto troppo corto. Il Galatina prova a ripartire ancora una volta, adesso si è abbassato nuovamente il ritmo dopo che i padroni di casa hanno trovato il pareggio. Lancio adesso per D'Amblè, è anticipato da Antonio Cocciolo, Cocciolo per Scalcino che prova a far salire la squadra, Scalcino per Malagnino, Malagnino sul lato di destra, Malagnino apre benissimo Malagnino, palla recuperata per Bonea, Bonea vediamo che punta l'uomo, da tre quarti, Bonea per Scalcino, Scalcino in scala, uno contro uno con il numero 4, Derazza, ancora palla di Diego per Bonea, Bonea arriva di cuore, palla per Cocciolo! Spaccata Cocciolo con il mancino, scivola però nel momento del tiro e non riesce a indirizzare il pallone verso la porta, palla che esce di poco dal palo ma il tiro è assolutamente blando e lento. 46esimo minuto in corso, manca meno di un minuto alla fine del primo tempo. Ancora il Calatina che adesso prova con un possesso palla reiterato a congelare la partita fino alla chiusura del primo tempo, però c'è il calcio di punizione, D'Amblè ha subito fallo da parte del direttore centrale bianco-verde, De Giorgi, che ancora ottimo la sua prova. Andrà alla battuta il numero 11, sono piuttosto lontani però della porta, andrà a più di uno, vediamo se andrà nella lista, però l'arbitro decreta la fine del primo tempo. Manduria 1 i parziali, Manduria 1, Galatina 1, ha segnato Cocciolo al 13esimo, ha rispetto poi D'Amblè alla 43, la Galatina è tutto, a voi la linea.
con Dario Foglio comunale di Galatina. Intanto un cambio, una costruzione per Manduria, è uscito Francesco Scaciglia, è entrato Febbraro con il numero 14, quindi probabilmente è stato un cambio tattico, perché Scaciglia è una punta, quindi il Manduria che giocherà più con Magnanino Zoinea e farà meno della boa d'attacco. È ripartito la partita, il Galatina che attaccherà da sinistra verso destra, il Manduria lo farà da destra verso sinistra, riparte l'azione convulsa del Milanino, come si chiama, Adeliotta, il numero 8, calcio di punizione alla stessa linea mediana, parte praticamente alla stessa del centrocampo. Adeliotta serve Nicocci sull'auto di destra, Nicocci si appoggia su Fagnellino, Fagnellino ancora per Nicocci, Colossi in diretta, Nicocci vince di farlo, per ricordo Nicocci dentro, Laghezza, il preso sicuro, Antonio Laghezza. E poi apre subito sulla destra per Daniel Mabulsong, serve Giovanni Magnanino, linea mediana, la posizione del Manduria, poi Mabulsong si appoggia per Febbraro, Febbraro lancia il piccolo per Voinea, prova lo sfondo per Magnanino, bravo ancora lo scambio, Voinea Magnanino, Voinea ancora calcio di punizione per il Manduria, bravissimo, potete farla Voinea sullo scambio nello stretto con il numero 10, capitano Giovanni Magnanino, quindi si ripartirà da, con un calcio di punizione per il Manduria nella tre parti offensiva. Andrà probabilmente proprio lo stesso Magnanino, adesso vediamo, andrà per rispettare la distanza, si avvicina, no, si avvicina Lotito, andrà Lotito alla battuta, vale Febbraro, vai con i centrali di Alto Verdi, parte Lotito nel mucchio direttamente sul fondo, una palla che non prende il giro e si spegne direttamente sul fondo, andrà adesso alla battuta il portiere Cavallera, ricordiamo che è stato osservato ad inizio gara un minuto di silenzio proprio per le vittime di Lampedusa. Ricordiamo il parziale 1-1 tra Manduria e Galatina, Pocciolo e solo poi D'Amblè al 43esimo, Pocciolo in apertura, attenzione, prova Malagnino ad un sensibile difensivo, il numero 4 De Razza, poi lancio lunghissimo dell'estremo difensore della Galatina, calcio di punizione, fallo di lavoro, fallo commesso da Pocciolo, la stessa della linea sul campo, però sulla fascia destra, andrà alla battuta Agliotta, serve subito Nicocci, ancora Agliotta, Agliotta lancio in verticale per D'Amblè, prova a proteggere il palla, vediamo meno, protegge lui il sbaglio perché Nicocci riesce ad intervenire, sarà rimesso al fondo perché nella situazione specifica, poi Mero è riuscito a far rimpallare il pallone sul giocatore del Galatina, così la rimessa al fondo, andrà ancora una volta, dunque 11 sostanzialmente confermati, fatta eccezione per il Manduria che ha sostituito Carciglia, quindi è stato Febbraro, cambio sostanzialmente tattico perché il Manduria aveva prima un tridente mascherato con gli esterni larghi a supporto della via centrale Carciglia, adesso ha solamente gli esterni, ha centrato Voinea in intervista e Febbraro si è passato sulle linee difensive. Intanto qui volendo un calcio di punizione De Giorgi, una prova minuscola fino adesso la sua, andrà alla battuta Mino Cocci della testa del centrocampo, Coccioli per Coccioli, Coccioli per Cocciolo, Coccioli, Coccioli ancora tiene palla e temporeggia, serve Voinea, prova lo sfondo di testa per Cocciolo, insieme dà un nuovo vantaggio il signor direttore di gara, poi con il nulla apre per De Razza apre ancora per la corrente del Galatina, però Malagnino prova ad innescare la velocità, Voinea che viene sostanzialmente anticipato, poi il Galatina ancora prova a tenere il pallone, questa palla piuttosto reiterata, poi Voinea recupera palla, la prossima cima ancora Voinea, uno contro due, serve Malagnino, ora di rigore, Malagnino a sinistro, Giovanni Malagnino al limite della lunghezza, ha lasciato partire un sinistro troppo alto però, perché ha dovuto affrontare la decisione, e quindi il pallone si è praticamente spento sul fondo sopra una traversa, questa era un'ottima occasione al quinto minuto, anzi meno, al quarto minuto della ripresa, era un'ottima occasione per il Manduria. Il lancio lungo dell'estremo difensore del Galatina, Bulconca, domestica palla, si appoggia allo Tito, Lotito allarga una volta sull'otto di destra per Febbraro, Febbraro protegge il pallone, ancora Bulconca, Bulconca aggira il difensore del Castraio e serve ancora una volta il difensore centrale, Nero, De Giorgi, ancora Nero, Nero in appoggio per Macri, sulla fascia mancina, Macri attaccato. Serve Coccioli, poi Voinea, forse c'è fallo, la vedo dice tutto regolare, Voinea recupera la palla, calcio di punizione.
contro, quindi a favore della Galadina, forse c'era un fallo su Roenea che vi fa allargare la mano, però l'arbitro ha decretato un calcio di punizione praticamente due secondi dopo a favore della Galadina. E ne parla adesso il numero 5, Previderio. Poi l'azione si sviluppa in avanti, ma Febraro, mi permette bene l'intervento del giocatore del Galadina, guardando il calcio di punizione sulla fascia destra, visti per ora bassi, si è iniziati praticamente come il primo tempo. Poi la partita si è infiammata dalla mezz'ora in poi, quando il Galadina alza per il baricentro, trova il gol con Ramblè, una splendida conclusione mancina, ha eluso l'intervento del centrocampista Lotti, ha attaccato ad incrociarsi, lancia troppo lungo di calcio di Carlo Malagnino. Allora si riparte ancora con il Galadina, in fase di intercezione, serve il numero 8, Agliotta. Agliotta temporeggia, va al lancio lungo, verticale per Zandlè, prova posizione regolare, Zandlè cerca di proteggere a palla, intanto c'è il nero di vicino, palla che rimbalza su Coccioli, rimane a terra, gli tocca il volto, Coccioli, l'azione continua, però bravissimo, ancora una volta, e Giorgi in anticipo, una prova veramente giusta del centrale di Antonio, Vino Coccioli, protesta il pubblico di casa, è stato ovviamente toccato al volto, probabilmente, anzi sicuramente, involontariamente, dalla pallonata che è rimbalzata prima e poi sulla parte del gradino. Intanto il gradino di parte, grosso tagliato del numero 8, che se ne fa la gestione per il numero 11. L'arbitro ha considerato chiara, azione da gol al minuto 6, al sesto minuto tutto Malagnino, calcio di rigore per il Galadina. Ha considerato come chiara azione da gol, Malagnino ha intervenuto una scivolata sul Patruno per cercare di evitare il tiro del nostro, però sembra aver colpito prima la caviglia della parata all'interno della Galadina. Adesso ci sarà un tiro di 10 metri per i padroni di casa, quindi Manduria che adesso in 10 è una correzione, non è stato Malagnino, Malagnino era a protestare, e Giorgi, peccato, ottimo per la sua, ma adesso va, sotto questo poi dunque esce De Giorgi, Malagnino era intervenuto per protestare, ma è stata la scivola di De Giorgi a lasciare il Manduria in 10, al sesto minuto va alla battuta il numero 10 Giorgetti contro Antonio Laghetta, Giorgetti, per gol del Galadina che va evidentemente al minuto 7, Galadina che mette un muso davanti, segna Giorgetti con il numero 10, è stato questo Manduria avrà più quasi 40 minuti con il numero, peccato che sale davvero perché il difensore Bianco Verde sta facendo una gara eccezionale, poi sempre di Mentino sulla su Zandlè, ma anche sugli esterni di attacco, e poi vediamo adesso che Mister Antonio Giunta provvederà a modificare qualcosa nella stessa partita. Riparte allora con il Manduria che adesso lo va a prendere per forza l'iniziativa, allora riparte il Galadina con Ramblè, rimane ancora in azione d'attacco Ramblè, la terra, la deve che può arrivare Coccioli, Cocciolo, ma tiene palla, serve la corrente Coccioli, la fascia mancina. Coccioli, bravissimo Coccioli, vedete l'intervento dell'ala del Galadina, poi riesce a portare l'altro di Coccioli, allora si riparte la famiglia, poi ancora Ramblè sulla fascia destra, ancora Ramblè, e lo ha puntato a nero, Ramblè, uno contro uno, salta nero il dribbling, poi Coccioli interviene, ma ancora Ramblè, adesso c'è questa palla, Ramblè, finta di corpo, si appoggia al difensore centrale, il numero 5, Previderio, apre sull'auto di sinistra per i Cocci, anzi per Previderio. Previderio apre ancora verso la rete di rigore, un altro lancio, poi Cocciolo interviene, lancia lungo a seguire Bologna, Bologna domestica la palla, non riesce perché profonda, anche se tiene proprio lungo linea, gran dribbling di Bologna, lo salta,
vuole ancora prova a puntare nuovamente il difensore con la mia, bravo Voinea, che ne palla, mi porta a fatto due, Voinea, ancora Voinea, calcio di punizione, c'è la giornata, sembrava aver messo il colpo davanti Voinea, l'arbitro ha definito solo e semplicemente un calcio d'angolo. Siamo praticamente al ottavo minuto, siamo all'ottavo minuto, minuto di gioco. Al decimo minuto, perdon, siamo al decimo minuto di gioco. Allora, alla battuta, situazione di Bultonga, ancora Malagnino, prova a rimettere palla a rete, ancora Malagnino, a mettere palla con il destro, deviazione di Vero, ancora batti di battuta di migliore. Poi contro più, no, faccio le tradizioni, mi faccio una testa, poi fatto bene più, lì nel gioco campo, recupera le tute, per loro dalla strada che mi lo fa, Malagnino, ma si viene anticipato dalle difensore centrale della terra prima, faccio recupera di Cocci che scivola, Cocciolo cerca di recuperare la palla. Inizia la terra, è nervosissimo. Il risultato dell'albero, poi Voinea, ancora la palla per lo stesso, contro di Cocci. Voinea, inizia la terra, Cocciolo, allora Cocciolo col destro. La palla che viene presa, due tempi, all'altezza del dischetto, anzi poco dopo il dischetto dell'area ci ha provato proprio Antonio Cocciolo, alla veramente velenoso, seppur centrale, il portiere Cavalera interviene e la stop in due tempi. Allora si è già ripartiti con il Gelatina che prende l'inizio del gioco con tre quarti campo offensiva, palla per il numero 11 Borghetti. Protesta ancora una volta il pubblico di casa. Proprio contro il direttore di gara e contro il guardalino, contro la battuta sul maghetto per vaccinare la di Manduria che sotto di un gol al 11esimo, sotto di un gol segnato a raddoppiato praticamente su calcio di rigore il Galatina e ha segnato con Giorgetti. Davvero un peccato perché Manduria aveva messo il buso avanti nel primo quarto d'ora, poi il pareggio di Dandré al 43esimo, poi su calcio di rigore, dichiarato dall'arbitro, l'espulsione per De Giorgi, Manduia che è in 10, allora Voinea, bravissimo a combattere, a recuperare la palla, poi la riperde per Antonio Cocci, che lo stesso, allora riparte con De Rasta e Previdello, ottimo scambio tra i due, ancora il Gratina con Verazza prova a trovare per la corrente di Nicocci, anzi non serve la linea mediana per destra, lo metti con la palla e apre sulla costa di destra, un fermo piede per Nicocci, Nicocci in lungo linea per il numero 7 Fanigliulo del padrone di casa, ancora Fanigliulo, punta Nero, Nero però riesce ad intervenire. Adesso l'iniziativa ancora del Palatina che guadagna metri, si parte ancora il direttore del Palatina che supera la botta di destra, la botta di destra, la botta di destra, la un cross dall'autodestra, la palla però che si spinge in fondo, una circostanza quindi una testa importante, soprattutto nella seconda occasione, la testa era praticamente a terra e lui contro uno contro Zambia, ma si è rialzato prontamente, veramente un colpo di reni, bravissimo anche con la testa, e si a galla per ora ancora le speranze del Manduia, seppur in 10 uomini, ora Bultong, il Manduia adesso sta soffrendo, Antonio Cocci la prova a partire, e guadagna una calcio di punizione nella di Manduria, un gabbato da le madre del fondo. Siamo in questo momento quasi al ventesimo minuto, tanto Antonio Giunta dà indicazioni
come tutto a nero, chiede di salire con la linea difensiva, bisogna costruire domani una partita che pure invece non avrà la schizza di questa, può servire la corrente palanina, anticipato nuovamente con la centrale del Galatina, ancora Bologna che ne palla, il lupo del del difensore, forse non può continuare di sinistra, apre per Bontoni che la lascia filare per Febraro, sale per la fine Febraro, Febraro apre sull'auto di destra per Macri, Macri linea mediana per il numero 11 Bontoni che lascia per la punizione, la palla che schizza, schizza non riesce a trovare una deviazione sotto misura perché Cavalera è uscito prontamente, peccato, un'ottima palla per Bonea. Allora c'è un augurio che con Febraro prova a prendere l'iniziativa, Febraro sale con la piede, va alla sinistra, tre quarti campo, serve Giovanni Malagnino, sarà Malagnino, salta l'uomo, cade a terra, calcio di punizione, un buon calcio di punizione dai 25 metri dalla corsia alla terra, andrà a battere probabilmente il Milo Cocciolo con una parabola a rientrare, dunque con il mancino si avvicina anche Cocciolo e lo tipo, vedremo che andrà presumibilmente Cocciolo con una parabola a rientrare, intanto Nicola Antonio Giusa che è con un nuovo cambio, si stanno riscaldando i giocatori biancoverdi a bordo campo, i giocatori biancoverdi a bordo campo, andrà alla battuta Milo Cocciolo, sì, si sta avvicinando proprio lui, Milo Cocciolo. Salgono tutti i difensori centrali e anche appunto Terzino, dunque dentro Febraro, Nero, Lotito e Linde, rimane l'unico nelle proprie Macri e poi la Ghezza che sale praticamente la stessa di questo campo, Cocciolo, Colmancino, dentro Bontonde, Febraro, Bolinea, Nero, Malagnino, alla limite parte Cocciolo per cercare una direzione sotto misura, palla che resta in aria, Febraro prova la direzione, Bontonde, e poi Gradina riesce ad uscire da questa fase convulsa di Geco, occhio alla ripartenza che è stata attaccata nel secondo tempo, ripartenza di Dambè, il Maduria che si è stato attaccato in questo momento, Dambè, e la linea mediana, ottimo del tempo, di Giochetti, non mi ricordo, perfetti, 4-1 Galatina, il Manduria ancora una volta, continuazione, perde palla al limite dell'area di rigore in fase offensiva, contropiede e fa gol al 17esimo minuto il giocatore del Galatina, ha segnato ancora una volta Giorgetti. Peccato perché è la seconda volta che il Manduria su un'azione offensiva, prima con un contropiede per il Manduria, secondo gol, una fase, un pallone perso sulla linea mediana, ha sfornato una reazione di contropiede da parte della difesa di casa. E c'è stato un gol di ma qui è corso solamente a protezione della fase difensiva e poi Giorgetti ha fatto il 3-1 al 17esimo minuto del secondo tempo. Manduria in 10, 3-1, intanto 17esimo minuto viene redarguito anche Cocciolo, questa è la fattina dei tattici che viene ammonito dunque Antonio Cocciolo. Manduria pensa ad un altro tempo, intanto Giunta ha chiamato il numero 18 Maiorino Under Class 95, per quello come modificherà praticamente la squadra. Ha detto Nino Cocci della battuta alla testa del centro di centrocampo, larghissimo c'è Bilson, parte Cocci della battuta dentro, ma la palla viene intercettata da Verazza che passa via lunga la cieca, Febraro prova a proteggere il pallone, scatena il corpo di Sanigliolo, Sanigliolo ancora dove si fa la palla, apre una apertura panoramica sulla corsia mancina per il numero 9 del Galatina, palla che viene intercettata da Simone Nero, però ancora il posto palla del Galatina con Dambè, perde Giorgetti che perde palla, allora Cocciolo per Bonea, Bonea prova, si appoggia ancora per Lotito, Malagnino, domesticare palla, serve sull'auto di destra per Daniel Madurfong, questa diventa difficile senza attaccante, uscito Scarcille, l'unica boa offensiva, Manduria che è in 10 e adesso prova con Malagnino ad attaccare sull'auto di destra, Malagnino va sul fondo, dentro, palla che supera tutto lo specchio della porta e si spegne sul fondo, dunque ci sarà un cambio, è stata richiamata l'attenzione del direttore di gara, è pronto Maiorino, vedremo forse di chi, forse si batterà prima il calcio d'angolo, che c'è stata una deviazione sul cross di Malagnino, che calcio d'angolo dalla destra, vedremo, sì, si batterà prima il calcio d'angolo, andrà Cocciolo lì,
Partirà proprio Mino Coccioli, ancora solo di blocchi nel rigore, vediamo Coccioli, avete dentro per Mero che non riesce a trovare la linea, poi la costruzione del numero 3 bianco verde, Coccioli che ha provato la palla, però si spinge sul fondo oltre la traversa, ha anticipato diciamo la giocata, il quadro era praticamente prestato dal difensore avversario e non ha aspettato che la palla rimbalzasse al momento giusto, è uscito un controbalzo di questo oltre la linea di fondo. Intanto esce praticamente al 20° minuto di gioco, esce Macri dentro con il numero 18 Maglierino, che prova tutte a questo punto, dunque Maglierino per Macri. Si prende al fondo per i padroni di casa, in attesa di recuperare il pallone che portare da noi alla battuta a Cavalera. No, Cavalera prende tempo. Un suoi mattato per 3-1, adesso perde un po' di tempo Cavalera, il lancio lungo viene intercettato dalla corrente centrale della linea mediana del numero 8 che la lancia via lunga alla cieca, interviene Fugaro, domestica per Coccioli, Coccioli lancia via lunga, viene deviata e c'è ancora una volta l'intervento di Coccioli di parte difensiva e passa ancora una volta la finestra laterale per il Mandiri, la palla che si spegne lungo la linea laterale praticamente dove sono le panchine. Mister Giunta che è in piedi da tutto il secondo tempo, segue questo punto con Giunta, Manduria è sotto 3-1 al 22esimo, ha praticamente i giocatori di Bianconeri che sono in 10 a causa del successo di De Giorgi, con un fallo in area di rigore, l'arbitro di Bianconeri che è andrà questo Coccioli sulla linea, salgono le torri della Manduria, rimane Febbraro a posizione di testa, via lunga Coccioli per scoprire Malagnino, cerca di proteggere palla, esce bene il difensore della Galatina, serve per il suo presidente, se può essere un nulla, poi spazza dentro dalla cerca, Coccioli interviene, ha diretti per la palla, ancora buon intervento di Cocciolo per Maiorino che lo faccia vicino, poi Coccioli si è posto per Bonia, buono 1-2, calcio di punizione per i Biancoverdi e cartellino giallo per il giocatore della Galatina, per il numero 6 viene ammonito per questo al 23esimo, per dirsi anche lui finisce sul taccuino dei cattivi, viene ammonito, questa è una posizione interessante da più di 15, andrà probabilmente ancora una volta Coccioli, vediamo se si incarica proprio lui, sì. Andrà Coccioli, sai che le torri sale anche per Braro, rimane a protezione. Situazione praticamente simile, non dura solo 3-1, con due giocatori a protezione. Adesso rimane Maiorino e Bunzong. Poi nella mischia vanno tutti, tranne Coccioli che va alla battuta e Lotito, che è dotato di buon tiro. Rimane proprio all'altezza della lunetta, in caso di protezione, lui è pronto a lasciare libero il fuoco al tiro. Intanto va Coccioli, poi deve essere ancora il giocatore della Galatina, ancora. Ci trova Maiorino in semi rovesciato, ma viene intercettato dal difensore di Galina, ancora rimessa a con Maiorino, che adesso prova ad alzare il ritmo per cercare di alimentare le ultime speranze di rivolta che restano al 24esimo in corso, andrà Coccioli dalla rimessa d'aria, ma intanto l'arbitro interrompe il gioco, ci sarà un doppio cambio per il Galatina. Entrano il numero 16 e il numero 13. Al posto di Micucci, questo fuori di Cocci, dentro il numero 16 della Tommasa, altro cambio dentro il numero 13 del padrone di casa, passa ed esce il numero 8 Agliotta. Cambi al 25esimo con un doppio cambio,
Cicciolo, aia, io di pollo esterno, mi ha intercettato nuovamente dai padroni di casa, poi Gamblè con la spalla, con la palla di Cicciolo, la palla è troppo lunga, la mette in difficoltà, Nero recupera il tempo e va al lancio lungo in verticale a servire Melanino, lunghissimo anche questo servizio. Allora il numero 5 prevedere l'appoggio di testa per l'estrema di padroni di casa, che prende la palla con le mani, adesso dopo tutto il tempo, serve il numero 4, le mani, Verazza, Verazza prende i metri, anche se questo è da Guinea, lancia lungo in verticale, solo di testa di Zendè, la spizza praticamente per nessuno perché c'è Nero nella retroguardia dentro verde. Prende la palla adesso l'estremo difensore, bianco verde, Antonio Lechezza che lancia via lungo, viene anticipato però dal mediano di Pratina, poi ancora Lotito, palla ancora alla cieca, Buffon non riesce a domesticarla. Recupera palla il numero 3 dei padroni di casa, serve Giorgetti, ottima la sponda di Giorgetti che può trasformare l'azione di difensiva in offensiva. Sale ancora il mediano del Galatina, apertura lungo linea per Dandè che protegge palla, è prestato da Cesaro, Dandè protegge palla e si appoggia sul numero 13, ha appena entrato appunto Pasca, Pasca ancora per Panellino, Panellino protegge palla, forse il di Panellino, Coccioli, tutto il mare, ovviamente è stato Coccioli, poi il fallo è stato degradato proprio a favore Coccioli, ancora per Coccioli, viala con le due e la faccia prossima, Coccioli forza palla avanti, serve Guinea, Guinea un po' stanco, Guinea forza tantissimo in questa partita, peccato per l'occasionissima sprecata nella prima sezione di gara, praticamente il quinto ha avuto un'occasione d'oro per portare il maggiore vantaggio ma ha sbagliato proprio con la porta spalancata, ha spedito il pilota sul fondo. Allora ancora il Galatina che si riversa nella metà campo del Biancoverdi, sulla fascia mancina, si accentra, serve Zamblè, attenzione, palla su questo per l'Italia, allora la testa cerca di anticipare i tempi di recupero per il Manduria, siamo praticamente al 27esimo minuto in corso, Manduria è sotto di 2 gol, 3-1 il parziale, Manduria che è passato in vantaggio inizialmente con Scocciolo su rigore, poi pareggio al 43esimo con Zamblè, poi è passato nuovamente appunto il passato in vantaggio il Galatina con Giorgetti e Giorgetti ha triplicato ancora una volta su un doppio errore del Manduria che ha perso palla nella sequenza offensiva e si è scatenata la reazione offensiva in padrone di casa che sono riusciti a capitalizzare al massimo in una fase in cui Manduria era praticamente squilibrato. Terzo e ultimo cambio per il Bianco Verde, non potete fare questo gioco, entra il numero 15, Caravaglio, ben sotteso lui in corso, dentro Caravaglio esce Daniel ma Bulsong, non una grandissima partita da sua, ricordiamo passato nell'Inter che supera il rivale interista, poi la parabola che abbiamo fatto nelle categorie della notte, comunque riesce a Bulsong e uscito lui dentro il numero 15 Caravaglio, questo prova a cambiare ancora qualcosa. Grazie, molto stanco, questo il 10 francamente diventa difficile cercare di agguantare il pari. Si riprende con una rimessa laterale per i padroni di casa. Il numero 13 sull'out di destra, appena entrato per la precisione tattica di Pasca, e poi ancora Pasca, va sul fondo, Pasca, guardate, la posizione al limite, al vertice, nell'area di rigore, la testa di sicurezza, l'arbitro che decide due fuori gara e agisce fortunatamente sulla perdamento, ha un calcio di direzione al limite, praticamente il vertice della rigore, andrà alla battuta 4-1, tra l'altro il 4-1 Giorgetti ha mancato non pochi problemi nel ruolo di Pentagonia, soprattutto con il piede, quando il Manduria era squilibrato era rimasto solo il segreto con il nuovo piede, questo andrà a 4-1 dai 20 metri, andrà con una parabola a rientrare dalla destra, dunque quello destro, 4-1, accende il fischio del gioco di gara, parte 4-1 col destro classico, Muccio in aria, vince lo dice il difensore di casa Manduria, qui va benissimo il Manduria perché i due difensori hanno bucato l'intervento, e adesso calcio di punizione dalla parte opposta, Guinea ha guadagnato il calcio di punizione per il Manduria. Vediamo adesso sale con il baricentro, la destra invita i suoi compagni a salire, tempo giornata sempre giocata, piove, piovigine qui
l'assedio comunale di Galatina, apertura ancora una volta per Giovanni Malagnino, che adesso che giusto meno dopo l'espulsione, dopo l'espulsione del Torreggio, ancora Malagnino, gli è per una battuta, viene chiuso però benissimo da Carati sulla linea laterale, ancora per la per Manduria, parte Malagnino, serve nella linea la Cocciola, troppo corta. Ancora il Manduria, può dimenticare il palla con Lotito, bravissimo, palla di mele di rigore, però viene lanciata la cieca dal difensore centrale. Manduria che fa difficoltà, onestamente, di entrare in area, Manduria fa difficoltà ad entrare in area, perché cerca di entrare proprio con il pallone, manca poi la boa, perché nel secondo tempo al 46esimo è uscito Francesco Scarcimia, che era il punto di riferimento in attacco, uscito appunto Scarcimia, il Manduria poi non è riuscito più a giocare di sponda. Allora si riparte, senza dietro della Galatina con Zamblè, che gioca la gioca di prima destra in ancora per Giorgetti, che è cercata con il destro, però non riesce ad impattare il pallone, perché la palla rimbalza praticamente sul terreno di gioco e prende una traiettoria strana, rilancio lungo della destra, il Manduria che si è un po' sfilacciato. Balla lungo la linea laterale per Lotito, che cerca di servire Gonea, un po' abbandonati il loro destino di attaccanti, il Manduria non riesce più a dare un impulso continuo alla manovra. Questo è normale perché il Palatino di Scenesa cerca di addormentare la partita, anche con il suo portiere che prende secondo pezzi, e poi il fatto che il Manduria sia rimasto in 10, questo non agevola sicuramente, il Manduria dopo il corso è... Giunta ha fatto tutti e tre i cambi e quindi Manduria cercherà di portare al meglio questa partita. Di nuovo Coccioli, allora si porta a palla sulla faccia mancina, prova a diventare il suo uno, Coccioli in falta uno, non due, pretende troppo, allora Giunta addirittura di la palla a sentire Cocciolo che andrà alla battuta per Maiorino, Maiorino che può portare per Coccioli, Coccioli per Coccioli, giallo per due, a portare di Maiorino, Maiorino per Vonia, Vonia per Malagnino, Malagnino per al vertice del rigore, il mio uno contro uno, con il diverso centrale, Malagnino lo punta, va a terra, tutto deve andare per l'arbitro, allora riparte in Galatina. Prova a gestire il possesso palla con il nuovo stato della tommata, apre sulla fascia lucina per Giorgetti che ha creato tantissimi problemi per guardia mandariana, Giorgetti viene atterrato pallosamente da Simone Nero, praticamente dopo la mia incertezza, quindi ha ammonito Simone Nero al 31esimo minuto, ha ammonito Nero, intervento in scivolata su Giorgetti che si stava involando praticamente sulla fascia mancina dove non c'erano più altri giocatori del Manduria e quindi se ne ha ammonito. Intanto l'arbitro invita a entrare le cure mediche per Giorgetti che resta a terra, il cronometro scorre, questo non va a beneficio del Manduria e adesso ci sarà sicuramente da recuperare perché entrano il medico speciale della Galatina per portare le dovute pure allo stesso, intanto è accesissimo, tanto un giocatore della Galatina lui cerca di parlare, ma sembra un gioco molto acceso. Poi il Gonea che è vicino a voi, di fare partita, che ha chiesto di fare spiegazioni di Gonea sulle modalità del ruolo, la ripetizione da me stesso, non dire invece, quindi deve cercare di fare questa partita. E diventa difficile adesso recuperare una partita estremamente in salita a causa anche dell'inferiorità numerica maturata proprio all'inizio del secondo tempo. Esce dal campo Giorgetti per ricevere le cure mediche da parte dello staff sanitario del Gravina, che porterà con un calcio di punizione prontamente battuto il calcio di punizione dal numero 11 Patuno. Attenzione, occhio alla botta dalla linea mediana, il tiro velletario da parte di Gavassi di Fanigliu, del giocatore del Manduria, un tiro molto velocitario. Giorgetti rimane a bordo campo, è stato chiamato per il cambio, Giorgetti non ce la fa, l'arbitro del Cervonte il gioco uscirà al 33esimo minuto di gioco, uscirà proprio l'infortunato Giorgino, entra con il numero 14, nella fattispecie si tratta di Malerba, ma per sostituire l'autore di Malerba, ha beneficiato di due indennità del Manduria, in cui in fase offensiva il Manduria ha praticamente lasciato libero campo, libero sfogo al contropiede, il Manduria ha scoperto, era rimasto praticamente con tre uomini, non è riuscito a bloccare il numero di
realizzato una doppietta, portando passato su 3-1, adesso con l'Anduria con il Maiorino, fatto il ribalto di intercampo, nel beneficio però della, del fallo Dumblè, che prova a verificare il fallo, ancora Dumblè, Dumblè si invola sull'alto di destra, contro il bravo, che bravo trova a proteggere, Dumblè guadagna, un importante calcio d'angolo per il Cadetto, che sta provando per verificare il match con i lanci lunghi, il palla lungo per lavare. Per poi arrivare verso le questioni generali, determinare secondi importanti come rimesse e calcio d'angoli. Giunta ancora in piedi a guardare la partita, intanto andrà alla battuta il numero 7 Famiglio, ancora il primo di questa partita. Esce, passa proprio Giorgetti sotto la tribuna stante, raccoglie gli applausi da parte di questi tutti. Andrà alla battuta intanto per avvicinare a Famiglio, con il gioco complesso, parabola ad uscire, va Famiglio. Il recupera però Febbraro che era, lancia il pallone via lungo l'inizio laterale, prende tempo ancora il Gratina, dunque siamo sull'out di destra, sarà sicuramente un'ennesima rimessa laterale, si diventa praticamente difficilissimo per il Manduria ritornare a mettere quantomeno non in muta avanti, ma almeno a fare già i conti. Batte la rimessa laterale con il numero 13, Pasca. Pasca ancora scaglia con il giocatore del Galatina, ma qui la posizione è assolutamente dell'Italia, lentissima, smorzata anche nella questione. Prova a rilancio lungo ancora una volta la ghetta, prova a fare partire l'azione di Biancoverti, Nero recupera ancora, però non riesce ad intercettare il pallone Maiorino, allora trama di gioco ancora nelle mani del Galatina, che sta provando con questo possesso palla reiterato a determinare il match, ancora palla lungo linea, ma ci riesce ancora una volta Antonio Cocciolo ad intercettare. Poi palla lungo la linea mediana, sull'autodiretto adesso per Dumblè. Dumblè tiene palla e la congela lungo la linea laterale per il numero 6, appunto per Desca. Dumblè a rigore, per Dumblè punta la rigore, Dumblè prova l'imbucata con un tocco di esterno, ma la corrente vicina non ha seguito il suggerimento, non si è fatto per il suo Malagnino, punta l'uomo e lo salta con un dribbling, Malagnino salta anche il secondo, può innescare un terzo uno contro uno, poi viene afferrato, Bernabio tutto regolare, almeno decide il vantaggio, Occiolo all'alza le mani, calcio di punizione probabilmente, ha declinato prima il vantaggio, poi ha visto che non si è concretizzato ed è ritornato sui suoi passi, vediamo se si tratta di calcio di punizione. I giocatori del Manduria protestano ovviamente, circondato, cerchiamo da Febbraro, da Cocciolo, da Cocci, che protestano contro il gioco di gara. Tutto lascia presagire ad un calcio di punizione, dunque che l'arbitro abbia prima decretato il vantaggio. Vantaggio che non si è concretizzato lungo la linea mediana del campo, dunque tre quarti offensiva, sì, esattamente, e poi è ritornato sulle parti perché il vantaggio non si è concretizzato. Allora Cocci, il messo uno contro l'altro calcio di punizione da 30 metri, basta che non si Manduria, poi mia però si ripartirà dal punto in cui è stato commesso fallo, intanto anche che ha dato il vento oltre alla pioggia qui al tribunale di Calatina, va Cocci, li prova a rimetterla dentro, lunga, il metito libera il vento, la segna 10-15 metri lontano dalla porta, assolutamente fuori dallo specchio della porta. Allora si ripartirà con una rimessa dal fondo, siamo all'altro 37 minuti in corso, rimessa dal fondo per il Gratina con il portiere Cavallera che si adopera a recuperare il pallone con estrema calma, posiziona il pallone sulla linea per andare poi al rilancio, va Cavallera, lancia lunghissimo, Maiorino intercetta di testa, forse il secondo, l'arbitro lascia cogliere, lo tito, vediamo il messo uno contro uno, poi recupera Coccioli, bravissimo a fare la diagonale Mino Coccioli, allora riparte Coccioli, se ne va ancora palla al piede, serve Febbraro, Febbraro ancora scambio con Coccioli, Coccioli al centro di centrocampo con Antonio Cocciolo, apre sull'auto di sinistra per Febbraro, troppo però lenta la manovra del Manduria, una manovra troppo flemmatica, così la retroguardia del Carabina trova e ritorna a ben posizionarsi, recupera prontamente palla, riparte ancora una volta dalle al portiere che rilancia via lungo. La partita scende, va scemando praticamente su ritmi grandissimi. Allora Dumblè protegge palla sulla linea, spaccato della linea di centrocampo, guadagna un'altra rimessa laterale. Ottimo il lavoro di Dumblè che ha fatto salire sempre la squadra, ha protetto palla e poi l'ha smistata sull'esterno. Tra l'altro ha trovato un altro un grandissimo gol, ha eluso l'intervento del difensore, così si è spostato la palla sul mancino e l'ha incrociata sul palo opposto, nulla da fare per Antonio Laghetti. Siamo al 39esimo, quasi minuto in corso,
allora invece la partita procede con Ricci Blandi, va alla testa e andrà al rilancio, anzi no, tocco corto, ancora una volta per Maiorino. Maiorino serve la corrente Malagnino, poi Boinea, Renato Boinea prova a mantenere palla ancora Boinea lungo la bandierina, Boinea viene ancora una volta stoppato dalla retroguardia dei padroni di casa, ancora Maiorino però perde l'uno contro uno. Maiorino e commette tra l'altro anche fallo, anche se l'arbitro concede il vantaggio. Il vantaggio con il attenzione, poi riparte con calma, 4-1, gira la palla in difesa, sulla linea difensiva per il nuovo entrato, Fasca. Fasca ancora sulla linea mediana, lancio in verticale, gran palla, però c'è uno fuorigioco. Si è tirato dal direttore di gara e dal guardalinea. Al 13 Malerba sono stati invertiti i numeri, 13 e Malerba e 14 e Pasqua sono stati praticamente invertiti i numeri. Ancora calcio di direzione per il Malerba, sempre nella linea mediana, quindi stanno per spegnere le ultime speranze del Malerba. Siamo al quasi al 40esimo minuto. Cocciolo serve sull'auto di destra Malagnino, Malagnino elude l'intervento di un difensore, però viene stoppato da Fanigliulo e allora si riparte ancora da dietro per Maiorino, linea mediana, Maiorino supera l'uomo, prova a saltare anche l'altro, poi chiede troppo e allora perde ancora palla, Maiorino si riparte da dietro, Lotito, siamo nella tre quarti difensiva, tira per Nero. Nero si adopera per Febraro per Coccioli, sbaglio, passaggio elementare, Febraro, Coccioli chiedeva il pallone ai suoi piedi e si lamenta proprio di Coccioli, intanto giunta incoraggia ancora i suoi, Coccioli si arrabbia con Febraro, che avrebbe un passaggio praticamente a 5 metri, facile, e una cosa facilissima, si ripartirà con Malerba, allora, il resto grave ancora per il... Galatina apre, apertura panoramica del numero 11 Patruno, però la palla schizza sul terreno di gioco e allora diventa difficilmente raggiungibile, però riescono comunque con le di casa a ritirare palla, riparte però Malagnino che intercetta la linea di passaggio, poi Antonio Cocciolo nella linea mediana, va ancora Cocciolo, Cocciolo tiene troppo palla Cocciolo e si posizionano bene i giocatori di casa, poi Boinea ancora prova ad innescare uno contro tutti, ma assolutamente non prolifico, doveva girare e aprire sull'auto di destra, poi Boinea come un toro ha abbassato la testa e ha cercato di praticamente adoperare uno sfondamento assolutamente non prolifico per la squadra ospite. I ritmi che scendono sempre di più, Damblè addirittura viene a prendersi palla a centrocampo, palla per il numero 6 Verdesca, che innesca un altro lancio da rigore per il numero 6 di Verdesca, e c'è il gol di Della Tornata, praticamente al 42esimo Della Tornata fa centro, ha sfruttato un ottimo passaggio del ultimo suggerimento del numero 11 Padrino, che ha lanciato a rete lo stesso Della Tornata un pallonetto all'estremo difensore Antonio Laghetta, che era uscito fuori di un'altra parte dell'interno, ma Della Tommaso l'ha anticipato e ha portato il passivo a 4 gol. Sanduria praticamente che è sotto di 4. Parziale che recita Galatina 4, Manduria 1. Questo prova a rimuscare con una nuova Manduria per il numero 3 Coccioli. Il discorso economico, Manduria proverà ad accompagnare il suo discorso economico perché sarà impossibile raddrizzare una partita ormai ha preso una piega favorevolissima per i padroni di casa. Determinante sicuramente l'espulsione che a nostro avviso sicuramente c'era per l'intervento di De Giorgi, che è stato ravvisato come ultimo uomo dal direttore di gara, è espulso lo stesso e poi ha compromesso di fatto la partita sull'1-1. Prima sul momento De Giorgi aveva fatto una partita eccezionale, giocando sempre d'anticipo su Damblè e anche sullo stesso Giorgetti, che ha fatto un'ottima partita, poi l'episodio che ha cambiato il volto alla partita. Allora palla per Malerba,
serve D'Andrè, una partita tutta di sacrificio della punta della Galatina, apre apertura panoramica sulla fascia mancina, domestica palla alla corrente sinistra del Galatina, altro pallone filtrante per D'Andrè, Antonio Lagresta, poi serve con le mani di Coccioli, prova ad indeccare ancora una volta Maiori, che sbaglia il ruolo da fare del mercato, poi che entra in campo il numero 18 Maiorino, troppi palloni persi nella linea mediana, troppi palloni persi sulla precorte offensiva, non è riuscito a gestire neppure tutti i palloni elementari. Allora Antonio Cocciolo dietro per Sebraro, lancia via lungo alla cieca per cercare una deviazione di Voinea, ma il Galatina ancora intercetta, ottimo intervento di Carati che serve poi ancora una volta D'Amblè, protegge palla e si appoggia ancora una volta al numero 13 Erba, poi ancora una volta riparte da dietro il Galatina con Verazza, Verazza per Previderio, il Galatina ormai che cerca di abbandonare, di addormentare il ritmo, però ancora una volta con l'ennesima folata estensiva sulla fascia mancina prova a farsi vedere il numero 14, nuovo entrato, Manduria che prova a dare adesso anche respiro alla manovra con Maiorino, il pallone con la forza, ma Malagnino riesce a rilevare la palla, la tre quarti offensiva, ma Malagnino per Maiorino, colpo di tacco di Maiorino, serve Cocciolo, Cocciolo per la corrente, Coccioli, la fascia mancina, Coccioli fa le palle a piede, prova di due l'intervento del difensore, palla troppo corta, Maiorino ancora in ritardo, e allora ennesimo colpito di padrone di casa. D'Amblè, palla in cassaforte per la punta delle Galatine, D'Amblè, tiene palla e fa salire la sua squadra, ancora D'Amblè, addormenta la partita D'Amblè. D'Amblè apre, ancora per il numero 11 Patruma, attenzione a Galatina, entra nel rigore per Patruma, vediamo esce Laghetta, riesce a congelare la palla Antonio Laghetta, siamo praticamente alle sgoccioli, il Galatina vince 4-1 sulla Manduria, Manduria è rimasto in 10 sull'1-1, intervento di De Giorgi che ha sancito l'ultimo di Vietnam America e come sanzione supplementare il penalty a favore degli uomini di casa. Sono partiti sul 2-1, poi il terzo gol di Giorgino ha chiuso praticamente il match e poi c'è stato anche il quarto gol di Della Tommasa che con un pallonetto ha eluso l'intervento di Antonio Laghetta che era uscito nel tentativo di chiudere la porta al giocatore del Galatina, nulla di fatto, c'è stato l'anticipo di Piattoni, l'inferno detto che è la palla in effetto. Siamo praticamente alle sgocce del 45esimo minuto del corso, 4 minuti di recupero. Dunque ancora 4 minuti, il cronometro scorre veloce, il Manduria deve praticamente accompagnare per mano il cronometro, una partita che è già praticamente morta, il Galatina circola in maniera, fa circolare il pallone in maniera reiterata e addormenta con questo possesso palla il match, ancora ad opera del numero 13, anche se adesso prende palla, voglia prendere Malagnino, profondità, Malagnino, il primo rigore, Malagnino, chiuso, alla fine dal numero 5, con la precisione della fattispecie proprio di Previderio, che ha chiuso praticamente il momento in cui doveva andare alla conclusione di Malagnino, è stato intercettato la linea di passaggio dello stesso. All'altro minuto e tanto una parte Malagnino dalla bandierina, viene ancora respinto dal direttore centrale, poi Coccioli ancora la finta, non è il rigore, Coccioli si appoggia a Malagnino, Malagnino lunga il lungo la linea laterale, Malagnino non mette dentro per Voinea, ma è troppo lungo, poi Coccioli ancora prova nel suo tentativo in Manduria, Sebraro si appoggia sulle retrovie per Lotito col destro, la mette dentro nel muccio, troppo alla cieca, poi il numero 11 Patruno la finisce in calcio d'angolo, sarà ancora calcio d'angolo per il Manduria che proverà ad alimentare questi ultimi minuti, ormai castigo troppo pesante per far raddrizzare una partita che non ha più nulla da dire, equilibri di fatto sono cambiati con l'espulsione di Ventura centrale Bianco Verde che tra l'altro come avete detto stava ben figurando, aveva fatto un'ottima partita sul corruttivo avversario D'Amblè, neutralizzando praticamente. Adesso batte ancora Coccioli della bandierina, Nero fa il velo e poi lancia via lungo il difensore centrale del Galatina. Ancora prova il Manduria con il Maiorino, serve ancora questo, si è nella metà campo Bianco Verde. Lunga per Sebraro, la spesa che spegne tra le mani del portiere di casa Cavalera, minuti scorrono veloci, siamo al quasi al 48esimo, la fine che praticamente volge al termine, qualcuno viene a prendersi palla all'interno della propria area di rigore, serve la fascia mancina
il suo compagno di squadra, fare palla al piede ancora per l'altro giocatore delle Gradine che entra in un rigore indisturbato, entra praticamente nel rigore, c'è il 2-1 della Gradina, ha segnato ancora della Temaca al praticamente quasi 49 della ripresa della Temaca, che fa via la Temaca, si appunto il quinto gol, la Latina ne passa per il quinto verde, aspetta il bambino solo il quinto servizio della Temaca, ha messo in rete compiere un'azione offensiva, hanno perso un pallone lungo di linea, l'arbitro decreta la fine del match, della Latina ne passa per i Bianchi Verdi spaziale, il primo tempo era 1-1, le cose sono cambiate con l'espulsione di Giorgi, ha lasciato il mandato di sua domenica, è finita 5-1 per il Galatina. Allo stadio comunale di Galatina è tutto, Galatina 5, Manduria 1, a voi la linea.